Il problema della ruota quadrata è sicuramente uno dei più discussi tra quelli proposti finora dal Ministero per la seconda prova di maturità del liceo scientifico e del liceo scientifico con opzione scienze applicate. Per quanti di voi non sapessero a cosa mi stia riferendo o volessero rivedere il testo del problema, possono trovare un link nella descrizione del video. In questo video cercherò di guidarvi nella risoluzione dei quattro punti presenti nel problema. Il primo punto del problema chiede, guardando il grafico, dimostrare con opportune argomentazioni che la funzione f di x uguale radice di 2 meno linea di frazione e alla x più e alla meno x fratto 2, con x appartenente a un certo intervallo meno a, rappresenti effettivamente il profilo supposto sia valido per far andare la bicicletta alla ruota quadrata. Ora, queste argomentazioni che vi si chiedono sono molteplici, potrebbero bastarne due o tre o potrebbero servirne anche quattro o cinque. L'importante, l'obiettivo della richiesta è proprio capire come ragionate, come argomentate queste cose. Quindi ad esempio potremmo osservare che la funzione è una funzione pari, quindi simmetrica rispetto all'asse y. Infatti f di meno x, che è uguale a radice di 2 meno linea di frazione e alla meno x più e alla x fratto 2, è proprio uguale a f di x. Quindi la funzione è pari per definizione, per ogni x ovviamente. Quindi la funzione è pari, quindi è simmetrica rispetto all'asse delle y. Un'altra cosa che potremmo far vedere è sicuramente che effettivamente questa funzione ha un punto di massimo in x con 0 uguale 0. Quindi per calcolare eventuali punti di massimo della funzione andiamo a calcolare la derivata prima della funzione. Radice di 2 è un numero, quindi la derivata è 0, e poi abbiamo meno 1/2 che moltiplica la derivata di e alla x, che è e alla x, più la derivata di e alla meno x, che è meno e alla meno x. Ora, per vedere se questa funzione ha un massimo o un minimo, dove è crescente e dove è decrescente, dobbiamo studiare il segno di questa derivata. Quindi dobbiamo porre meno 1/2 e alla x meno e alla meno x maggiore o uguale a 0. Ripartendo da qui abbiamo che questa disequazione è vera se e solo se è vera quella che otteniamo moltiplicando entrambi i membri per meno 2 e cambiando il verso della disequazione. Inoltre sappiamo che e alla x è uguale a 1 su e alla meno x è uguale a 1 su e alla x, quindi otteniamo quest'altra disequazione equivalente alla precedente, e moltiplicando entrambi i membri per e alla x, che è sempre positivo, quindi non cambia mai il verso della disequazione, otteniamo e alla 2x meno 1 minore o uguale a 0, da cui e alla 2x minore o uguale a 1, da cui 2x minore o uguale a 0, passando ai logaritmi di entrambi i membri, x minore o uguale a 0. Quindi la derivata è positiva per x minore di 0, andiamo a studiare il segno della derivata e quindi la crescenza della funzione. 0, la derivata risulterà positiva a sinistra di 0 e negativa a destra di 0. Quindi f di x risulterà crescente a sinistra di 0 e decrescente a destra di 0. Pertanto 0 è un punto di massimo della funzione. Quindi anche questa seconda caratteristica è verificata sia dalla funzione che dal grafico che dovrebbe rappresentarla. A questo punto potremo, tra le altre cose, studiare la derivata seconda e far vedere che la funzione è sempre concava verso il basso. Ma adesso ci concentreremo soprattutto su quello che viene esplicitamente richiesto dal problema, cioè verificare che si annulla in due punti meno a con a minore di 1, come si può vedere dal grafico. Quindi andiamo a studiare l'equazione f di x uguale 0, ovvero radice di 2 meno linea di frazione e alla x più e alla meno x fratto 2 uguale 0. Moltiplicando tutto per 2 otteniamo 2 radice di 2 meno e alla x più e alla meno x tra parentesi uguale 0. Da questa possiamo contemporaneamente moltiplicare questo meno per e alla x e alla meno x e trasformare come prima e alla meno x in 1 fratto e alla x.
quindi 2 radice di 2 meno e alla x meno 1 su e alla x uguale 0. E di nuovo moltiplicare tutto per e alla x come abbiamo fatto nella deriva seconda, ottenendo 2 radice di 2 e alla x meno e alla 2x meno 1 uguale 0. Con una sostituzione, ovvero ponendo e alla x uguale t, otteniamo che questa equazione diventa 2 radice di 2t meno t quadro meno 1 uguale 0, da cui, cambiando segno e scrivendo il polinomio in ordine, otteniamo t quadro meno 2 radice di 2t più 1 uguale 0. Pertanto avremo t 1 2 uguale, usando la formula ridotta, radice di 2 più o meno radice di 2 al quadrato, quindi 2, meno a per c meno 1 fratto h che è 1, quindi abbiamo radice di 2 più o meno 1. Quindi, avendo queste due soluzioni, dovendo tornare alla x, abbiamo che x è uguale al logaritmo naturale di t. Pertanto, se t1 è radice 2 più 1, x1 sarà il logaritmo naturale di radice di 2 più 1. Allo stesso modo, x2 sarà il logaritmo naturale di radice di 2 meno 1. Entrambi ben definiti perché sia radice 2 più 1 che radice 2 meno 1 sono numeri positivi. Potete verificare anche con la calcolatrice, con delle manipolazioni algebriche, che x2 è proprio uguale a meno x1. Cioè hanno lo stesso valore assoluto ma sono opposti. Quindi logaritmo naturale di radice di 2 più 1 è la a che veniva richiesta dall'esercizio e x2 sarà meno a. Entrambi i valori assoluti, quindi a, ha effettivamente un valore minore di 1, potete sempre verificarlo con la calcolatrice. Il secondo punto del problema chiede di fatto di verificare altre due condizioni che permettono alla ruota quadrata di camminare senza problemi su questo profilo, replicato più volte come potete vedere in figura 3. La prima condizione richiesta è che il punto angoloso abbia di fatto un angolo di 90 gradi, così come l'angolo del quadrato. Affinché questa condizione sia verificata, dobbiamo avere che le rette tangenti a destra e a sinistra in quel punto siano ortogonali, ovvero che i coefficienti angolari delle due rette abbiano prodotto meno 1. Ora, siccome la derivata in un punto di una funzione è uguale al coefficiente angolare della retta tangente in quel punto, abbiamo che f' più in a, con la a che abbiamo trovato nel punto 1, deve per f' meno, quindi la derivata sinistra, sempre in a, sia uguale a meno 1. Ora, per transitività, per come è fatto il profilo, ovviamente f' più di a è uguale a f' più di meno a. In questo modo possiamo usare la stessa funzione per calcolare la derivata una volta sola che già abbiamo calcolato nel punto precedente. Ricordando che la derivata della funzione f' di x era uguale a meno un mezzo che moltiplica e alla x meno e alla meno x, andiamo a calcolare queste due derivate in a e in meno a, ovvero ricordando che a era il logaritmo naturale di radice di 2 più 1 e meno a era ovviamente meno logaritmo naturale di radice di 2 più 1, ma anche logaritmo naturale di radice di 2 meno 1. Quindi la derivata sinistra in a è uguale a meno un mezzo per e alla a meno e alla meno a. Andando a sostituire con a il logaritmo naturale di radice di 2 più 1, otteniamo uguale a meno un mezzo che moltiplica e alla logaritmo naturale di radice di 2 più 1 meno e alla meno logaritmo naturale di radice di 2 più 1. Ma ricordando che meno logaritmo naturale di radice di 2 più 1 è uguale a più logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 e che l'esponenziale e il logaritmo sono funzioni l'una l'inversa dell'altra, abbiamo che questo è uguale a meno un mezzo che moltiplica radice di 2 più 1 meno radice di 2 più 1.
due radici di 2 se ne vanno, 1 più 1, 2, meno un mezzo per 2 fa meno 1. Quindi la derivata sinistra in A è uguale a meno 1. Ora noi dovremmo fare la stessa cosa per calcolare f' più di meno a. Ma ricordando che la derivata di una funzione pari è sempre una funzione dispari, sicuramente f' più di meno a è uguale a meno meno 1, quindi più 1. Pertanto, come richiesto, il prodotto tra i due valori è proprio meno 1, quindi i profili adiacenti sono ortogonali. Quindi la ruota quadrata riesce a passare tranquillamente sugli spigoli. La seconda richiesta prevista dal punto 2 è che la lunghezza del lato della ruota quadrata sia pari alla lunghezza di una delle gobbe, cioè un arco di curva dell'equazione y uguale f di x, ovvero che quest'arco di gobba sia uguale a 2. Ora, il testo stesso vi dava la formula per calcolare la lunghezza di una curva, che, sottolineo, non è nel programma, quindi se non l'avete fatta non dovete preoccuparvi, non è colpa vostra né dell'insegnante, non andava fatta. Però c'è la formula e ce la ricopiamo. Quindi per calcolare la lunghezza di una curva di estremi x1 e x2 abbiamo l'integrale tra x1 e x2 della radice di 1 più la derivata della funzione al quadrato calcolata in dx. Avendo già calcolato la derivata e conoscendo i valori x1 e x2, che nel nostro caso sono meno a e a, possiamo scrivere integrale del logaritmo, tra il logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 e il logaritmo naturale di radice di 2 più 1 della radice di 1 più meno 1 mezzo e alla x meno e alla meno x tutto al quadrato in dx. Questo è uguale all'integrale tra il logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 e il logaritmo naturale di radice di 2 più 1. Andando a svolgere il quadrato che c'è all'interno della parentesi, abbiamo 1 più, al denominatore c'è 4 perché il quadrato di 2 è 4, poi questo non è altro che il quadrato di un binomio, quindi e alla 2x più e alla meno 2x meno il doppio prodotto tra questi due, ma il prodotto tra questi due vale 1, quindi meno 2. Andando a sommare i membri all'interno della radice, otteniamo che questo integrale è uguale all'integrale tra il logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 e il logaritmo naturale di radice di 2 più 1 della radice, il minimo comune multiplo è 4, 4 più e alla 2x più e alla meno 2x meno 2 in dx. Ovviamente possiamo calcolare 4 meno 2 è 2, quindi scriviamo integrale tra logaritmo naturale di radice 2 meno 1 e logaritmo naturale di radice 2 più 1 della radice di e alla 2x più e alla meno 2x più 2, perché 4 meno 2 fa 2, tutto fratto 4 calcolato in dx. Ma questo qui possiamo osservare che, come questo era il quadrato di e alla x meno e alla meno x, questo qui è il quadrato di e alla x più e alla meno x. Pertanto, questo sarà uguale all'integrale tra il logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 e il logaritmo naturale di radice di 2 più 1 della radice di e alla x più e alla meno x alla seconda fratto 4 in dx, che è uguale all'integrale tra il logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 e il logaritmo naturale di radice di 2 più 1, radice e quadrato essendo tutto positivo si semplificano senza aver bisogno di mettere il più o meno, quindi abbiamo e alla x più e alla meno x fratto 2 in dx. Ovviamente questo 2 al denominatore è una costante che possiamo portare fuori, quindi diventa semplicemente l'integrale di e alla x più e alla meno x, il cui risultato è 1 mezzo e alla x meno e alla meno x, da calcolare tra logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 e il logaritmo naturale di radice di 2 più 1. Andando a sostituire otteniamo e alla logaritmo naturale di radice di 2 più 1
meno e alla meno logaritmo naturale di radice di 2 più 1 meno e alla logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 più e alla meno logaritmo naturale di radice di 2 meno 1, tutto fratto 2. E ricordando che meno logaritmo naturale di radice di 2 più 1 è proprio uguale al logaritmo naturale di radice di 2 meno 1 e che l'esponenziale e il logaritmo sono funzioni inverse, otteniamo radice di 2 più 1 meno radice di 2 meno 1 meno radice di 2 meno 1 più radice di 2 più 1, tutto sempre fratto 2. Quindi abbiamo che tutto questo è uguale a radice di 2 più 1 meno radice di 2 più 1 meno radice di 2 più 1 più radice di 2 più 1 fratto 2. Radice di 2 meno radice di 2 si semplificano, meno radice di 2 più radice di 2 si semplificano, abbiamo 1 più 1 più 1 più 1, 4 mezzi, quindi 2. Quindi l'arco di curva del profilo è proprio 2, esattamente come il lato del quadrato. Quindi anche in questo caso, nel momento in cui la ruota percorre tutta una gobba, passa da un vertice all'altro che va a coincidere con l'angolo del profilo. Il terzo punto ci chiede di verificare che l'ordinata del centro del quadrato rimane costante durante tutto il percorso della ruota, ovvero che a chi pedalerà la bicicletta avrà la sensazione di andare lungo una strada rettilinea. Per fare questo ci dà due suggerimenti. Il primo, di ricordare qual è il significato geometrico di derivata, che fra poco rivedremo, e il secondo, che i triangoli ALM e LMA sono simili. Si può osservare abbastanza facilmente perché sono entrambi triangoli rettangoli e questi due angoli, CAL e ALM, sono alterni interni perché le rette AC e LM sono parallele, quindi sono uguali. A questo punto andiamo a ricordare qual è il significato di geometria derivata, l'abbiamo già detto, è il coefficiente angolare della retta tangente nel punto, che in questo caso può essere visto anche come delta y su delta x, quindi LM fratto AM. Ma siccome i due triangoli sono simili, LM fratto AM è anche uguale cateto minore fratto cateto maggiore, quindi AL fratto LC. Ma siccome LC è la metà del lato del quadrato, quindi è 1, AL fratto LC è proprio uguale ad AL, solo in questo caso. Quindi, riguardando tutto quanto, AL sarà uguale alla derivata della funzione punto per punto. Quindi l'ordinata del centro, che il testo indica con lettera D, è uguale ad AC più F di X, questo pezzettino qui. Ma AC, per il teorema di Pitagora, è uguale alla radice di AL alla seconda più LC alla seconda. Come abbiamo detto prima, AL è la derivata di x, di f di x, quindi questo al quadrato, più LC che è 1, anche al quadrato rimane 1. Possiamo notare che l'espressione di AC in funzione di x è la stessa che avevamo nella formula per il calcolo della lunghezza di questa curva. Pertanto otteniamo che AC è uguale a e alla x più e alla meno x tutto fratto 2. Pertanto D, che era uguale ad AC più F di X, sarà uguale a E alla X più E alla meno X fratto 2 più radice di 2 meno E alla X più E alla meno X fratto 2. Queste due parti sono opposte, quindi si possono cancellare, pertanto D è sempre uguale alla radice di 2 per qualunque valore di x. Quindi abbiamo dimostrato che l'ordinata del centro del quadrato è sempre radice di 2, quindi non cambia col movimento della ruota,
e quindi chi guiderà questa bicicletta avrà la sensazione di andare in piano. Il punto 4 sostiene che anche il grafico di questa funzione, cioè g di x uguale 2 su radice di 3 meno linea di frazione e alla x più e alla meno x fratto 2 con x appartenente all'intervallo meno logaritmo naturale di 3 fratto 2 logaritmo naturale di 3 fratto 2 rappresenti il profilo che permetta a una ruota poligonale di una bicicletta con ruote poligonali di andare avanti. L'esercizio ci chiede di trovare qual è questo poligono. Ora, questa funzione, possiamo notare, essendo 2 su radice di 3 minore di radice di 2, è la stessa funzione di prima, di f di x, solo traslata un po' verso il basso. Quindi, la maggior parte delle considerazioni che abbiamo fatto per f di x valgono anche per g di x. Ovviamente cambiano gli estremi dell'intervallo, ovvero i punti di intersezione con l'asse x, e già sono scritti, anche sul testo, e cambia anche il coefficiente angolare della retta tangente in quei punti, quindi cambia la derivata calcolata in questi punti. Per quanto detto prima, g' di x è uguale a f' di x, quindi è uguale a meno un mezzo che moltiplica e alla x meno e alla meno x. Ricordando che logaritmo naturale di 3 fratto 2 è uguale a logaritmo naturale di radice di 3 per le proprietà dei logaritmi, possiamo sostituire questo valore all'interno della derivata di g, quindi andare a calcolare g' del logaritmo naturale di radice di 3. Quindi andiamo a calcolare g' del logaritmo naturale di radice di 3, che è uguale a meno e alla logaritmo naturale di radice di 3 fratto 2 più e alla meno logaritmo naturale di radice di 3 fratto 2, che ricordando le proprietà dei logaritmi, che di nuovo l'esponenziale del logaritmo sono funzioni l'una inversa per l'altra, otteniamo meno radice di 3 su 2 più radice di 3 su 6. Il minimo comune multiplo tra 2 e 6 è 6, quindi abbiamo 6 diviso 2 è 3, meno 3 radice di 3 più radice di 3, da cui otteniamo meno 2 radice di 3 su 6, ovvero meno radice di 3 su 3. Quindi abbiamo trovato che il coefficiente angolare della retta tangente nel punto di ascissa logaritmo naturale di radice di 3 è uguale a meno radice di 3 su 3. Ricordando che il coefficiente angolare è uguale alla tangente dell'angolo che la retta forma con l'asse delle x, otteniamo l'equazione tangente di alfa uguale meno radice di 3 su 3, ovvero alfa uguale 150 gradi. Per le stesse considerazioni fatte quando abbiamo dimostrato che l'angolo del profilo precedente era di 90 gradi, possiamo dire che g' di meno logaritmo naturale di radice di 3 è uguale a quello trovato in precedenza che mi avevo segno, quindi è radice di 3 su 3. Pertanto la tangente di beta è uguale a radice di 3 su 3, per cui beta è uguale a 30 gradi. Abbiamo quindi scoperto che lungo il punto angoloso che si va a creare, le due rette tangenti sono questa e questa. La prima forma un angolo di 150 gradi, la seconda un angolo di 30 gradi. Quindi l'angolo tra i due profili, che è questo qui, sarà dato dalla differenza dei due angoli, quindi gamma è uguale ad alfa meno beta, che è uguale a 150 gradi meno 30 gradi, ovvero 120 gradi. Quindi l'angolo tra i due profili è di 120 gradi, pertanto dovremmo cercare un poligono regolare i cui angoli sono di 120 gradi. In generale dovremmo sapere che un poligono regolare ha gli angoli tutti uguali, in particolare se ha n lati avrà gli angoli che misurano n-2 per 180 gradi, tutto fratto il numero degli angoli, quindi n. Questo valore nel nostro caso deve essere uguale a 120 gradi. Quindi abbiamo 180 per n meno 360 uguale 120
perenne, da cui otteniamo 60n uguale 360, quindi n uguale 6. Pertanto il poligono regolare cercato è l'esagono.